Benvenuti a una nuova lezione di Stampatello Siciliano, la lingua che ti dà una mano. Oggi spieghiamo il detto per un cornuto e mezzo. Ripetete con me, un cornuto e mezzo. Potete migliorare. In Sicilia vige la cultura del mezzo e noi lasciamo tutto a metà. Noi parliamo a mezza parola e ci capiamo. Te la bevi mezza birra, te lo dividi mezzo caffè, te lo mangi mezzo panino con la milza e poi te ne mangi due mezzi e te ne sei fottuto sempre uno. Da noi non esiste il disordine, è tutto in mezzo ai piedi. Ma perché noi abbiamo la cultura del mezzo? Perché, come dicevano i latini, in medio stat virtus, ovvero in mezzo sta la virtù. Se qualcuno ti dice cornuto, noi non replichiamo in modo diretto, ma per mezzo del mezzo e diciamo o cornuto, mezzo a via, il suo corno non si talia. Da noi non esiste la disoccupazione, siamo tutti in mezza asciata. A che ora ci vediamo? Verso le 6, 6 e mezzo. Oh, ma a mezz'ora che aspettiamo, ma quello quando arriva? Vabbè, lo sai, quello è mezza testa. L'ho sentito con le mie orecchie. Come stai? Non lo so, non mi sento tanto bene, forse mi sono preso mezzo covid. E tu pigliate mezza aspirina. Ripetete con me, un cornuto e mezzo. Le cornacce le avete buone. Ma che vuol dire un cornuto e mezzo? Significa avere la scorza dura. Se tu c'hai le corna dure, io ce l'ho dure una volta e mezzo. Anche i lavori della Palermo Agrigento, 150 km, impieghi 3 ore, perché da 20 anni i lavori vengono lasciati a metà. L'altra volta ad Agrigento ho detto a un signore, ma lei sembra normale, dopo 20 anni i lavori sono lasciati a metà. Lui mi guarda e mi fa, ah che bolle, è stato sempre così. Era sì i templi, non si scordare a fare il suo tetto. Ma come mai succede questo? Io mezza idea l'avrei, perché la Sicilia è nel mezzo del Mediterraneo. Infatti noi abbiamo architettura mezza araba e mezza normanna. Frank Sinatra, Al Pacino e Lady Gaga sono mezzo siciliani. Se vai nell'entroterra le case sono lasciate a metà, di fuori vedi mattoni di tufo. La finanza non ci entra, pensa che ci stanno dentro dei poveracci. Se ci entri invece ci trovi la jacuzzi e i rubinetti d'oro, perché come si dice, un cornuto e mezzo. Ripeti con me, un cornuto e mezzo. Ci vediamo alla prossima lezione di Stampatello Siciliano, la lingua che ti dà una mano. E la mia casa è Piazza Grande.